Eccoci rientrati in studio, riprendiamo il nostro telegiornale parlando di calcio, perché il Parma è in vacanza, tornerà ad allenarsi il 28 di dicembre, però il clima in casa gialloblu è tutt'altro che improntato al relax, il servizio. 21 novembre 2011, Colomba sta facendo un lavoro straordinario, per me è un tecnico sottovalutato. Parole di Tommaso Ghirardi dopo la vittoria del Parma contro l'Udinese. A poco più di un mese di distanza, la considerazione del presidente gialloblu nei confronti del tecnico appare però radicalmente cambiata, a tal punto da far sapere a qualche amico e collaboratore fidato di essere molto arrabbiato per le ultime prestazioni fornite dalla squadra. E lo stesso Ghirardi mercoledì aveva abbandonato lo stadio scuro in volto appena finita la partita contro il Catania. Insomma, la panchina di Colomba, che fino a qualche settimana fa era più che mai salda, adesso sembra iniziare a traballare. E qualche quesito sorge spontaneo. Domanda numero uno: ma se l'obiettivo del Parma è solo la salvezza, perché essere così arrabbiato, dato che la classifica è al momento più che rassicurante? Domanda numero 2. Se da Colomba si pretendeva chissà cosa, perché confermarlo la scorsa estate? Non conosceva il massimo dirigente le caratteristiche di questo tecnico? Uno che in carriera aveva allenato sempre squadre di provincia o in situazioni di ripiego, mica il Milan o il Real Madrid? Domanda numero 3. Esiste una frattura tra il presidente Ghirardi e l'amministratore delegato Leonardi? Dato che quest'ultimo dice che la squadra è questa e va accettata così com'è e non bisogna arrabbiarsi. Si preannuncia dunque un Natale, oltre che di riflessione, piuttosto turbolento in casa gialloblu. Chissà cosa dirà il presidente Ghirardi a Colomba nella telefonata di auguri. Anzi, chissà proprio se gli telefonerà.